Quattro inverni passati, tre case ho cambiato, fuori sotto zero, spifferi di freddo. Dormivo vestito, cinque sopra un letto, manca mio fratello. Snobbo questi cash come snobbo una puttana. Ora mi sento meglio perché sto cambiando strada. Problemi in una casa, qui è la solita su. Finché li raddoppi ti vanno anche bene, ma dopo che parti resta solo niente. Rimpiangi i momenti che hai passato assieme. Loro erano gli STT. Sono miei amici, non mi hanno chiesto nulla per mettere quello spezzone lì in questo video. Sono io che di spontanea volontà voglio aiutare degli amici emergenti che secondo me meritano davvero molto. Ragazzi come loro ce ne sono davvero tanti in giro e fatemi sapere sotto nei commenti, quindi commentate, se vi può far piacere riprendere quello che facevo comunque tanto tempo fa, quindi un po' una serie sugli emergenti dedicata agli emergenti, magari più strutturata, più pensata, un po' più carina insomma. Perciò sotto nei commenti fatemi sapere questo. E un'altra persona che a quanto pare tiene molto agli emergenti è Night Skinny, perché ha fatto questa track con una marea di gente e quindi siamo qui per l'appunto per ascoltarcela tutti insieme. Intro. Buona gente, bentornati nel canale, qua è Danny, ci siamo qui in questo nuovo video. Ho ancora la maglietta dell'omino di Minecraft, tipo uomo vitruviano qua, come qui in basso, perché mi fa schifo lavarmi. No, sto scherzando, che ce l'avevo lì, non volevo sporcare altra roba. Ovviamente questa, come tante altre magliette nerd, come per esempio la maglietta di Dragon Ball, che è questa qua, ve l'ho già fatta vedere in diversi video. E come la maglietta di Dragon Ball, più tante altre magliette nerd, tipo questa o molte altre, sotto in descrizione trovate il link per andare su Pumpling. E con il mio codice sconto ItsDani avete la possibilità di avere, oltre uno sconto, dei calzini super fighi in omaggio. Quindi può essere interessante per voi. Il sito di Pumpling. Inoltre abbiamo enema.com, anche oggi pieno di sponsor. Enema.com è lo store online di videogiochi che vi consente di risparmiare su quelli che sono i vostri videogames preferiti. Il vostro portafoglio vi dirà grazie capo, perché non mi fai sudare così tanto. Un pochino sì, ma non troppo, perché ovviamente i giochi costano, ma su enema.com costano meno. Hanno un catalogo sempre aggiornato, quindi insomma sono ben riforniti di un po' tutto. Inoltre hanno Riccardo PSN Italia a prezzo anche sto scontato, quindi insomma i possessori di PlayStation hanno una fortuna particolare. Insomma, tutto in descrizione quello che riguarda Eneba, quello che riguarda Pumpling. Perciò detto questo, noi direi che possiamo andare a schermo intero, cioè nella nostra schermatina magica e creativa grafica molto molto carina, per vedere tutti quanti insieme Night Skinny Players Club 23 Night Skinny of the Posse. Abbiamo i seguenti partecipanti: Nerissima Serpe, Arti5, Tony Boy, Papa5, Papa Quinto, non ho idea, non lo conosco, Low Red, Digital Astro e Kid Yugi. Tanta gente, li conosco quasi tutti, non conosco Papa5, Low Red, Digital Astro, Tony Boy ho già sentito da qualche parte, quindi sì, loro non ho ben presente, ma siamo qui pronti per ascoltare tutto questo bordello. Vai, sentiamo un po' che hanno da dire i ragazzotti. Eccoli qua. Chi è questo? Non li conosco tutti di viso. Ah, la mia voce è come un cobra troppo rapida. Nerissima Serpe. Bocca piccolina, se si impegna bomba idraulica. Non i bottirli, battezzo il sesto figlio, il prete slanza. Sto schini, faccio il passo dalla street. Non tocco quelle pillole, mi sento responsabile. Buono, bravo. Come mamma me l'ha detto, resta attento a chi ti sta vicino. Scuola assassino. Il tuo rapper preferito nel mio blocco ci fai video. Eccolo! A me si lo bevo liscio, un uomo fa anche questo. Non esco più coi cessi ora, solo belle fighe, porto l'America in vita. Il vero bello figo, ci esco con le ragazze e torno con loro in hotel. Siamo i super cattivi, baby siamo i freshman, non siamo gli X-Men. I freshman! Parlo come un rapper, mi faceva i dissimo, prepara le crepe. Chi è il prossimo? Ah, Tony Boy. Mi fa la parmigiana, scagli in tasca. Parmigiana. Ora sono un baby businessman, sempre più spinta, vado arda. Non scendo a compromessi se sei fan di Messi. Vero cristiano, entro coi peccati. Tu pacchi sempre, sembra che fai sempre reso. Non finisce il bardo. Ma è vivo il tipo? Con i parenti, tu non sei compreso. Vado fare con i siti dopo scuola. Non Papa Five. La mia tipa in tonfo, bianco come latte. Il tipo armato come pensa. Tenendo un te, ci ho portato solo soldi in contanti. Le fighe strette con amico. Mira, mani vuote, non sto mai. 10 euro di ventana, 6,40 la snai. Non ho mai visto un euro senza andare a rubare. C'ho no, fratello. Chi cazzo è? Con tutta Italia sa chi è il prossimo. Passata un'arma contro il borghiniciano. La tua bimba la spuma schiuma di champagne. Porta il tipo giovilena.
Ma è matto! Sardegna come i Caraibi, ciò che male dei ragazzi. E dimmi cosa ti serve, infatti amo il formaggio. Cheesecake, capisci che te lo insegno come fare. GG, che tipo! Ma è matto questo qua! Tu chi sei? Digital Astro. Il mio amico in tasca un ciuschi. Prega non lo usi, lo usi, è business. Quello che fa invidio lo facciamo tutti i giorni. Astro non invidia, mi fai un favore se mi odi. Mamma, se chiedo scusa, mamma se mamma accusa. In banca cosa? Ha sbagliato. Per te non c'è cura. Per te non c'è cura. Ma che? Ho investito su me stesso la mossa più intelligente. Bravo. Mi manda fattura. Vabbè ragazzi, questa merda non è pura. E massa non è Honduras. 10 birre al pomeriggio. Trafagnata sempre un po' in galla. C'è la cintura. E la nuova scuola bella sente enorme. Questa botta sembra la Liguria. Sul padre dei movimenti. Madonna, io me ne prendo cura. 2 metri di rienne. Sono fiamme e sprestatura. Rodo cos'è la paura. Wow. Vabbè raga, lui è più avanti, ragazzi, Kid Yugi credo sia più avanti proprio per timbro, per metrica, per flow, per barre, per tutto, per testo. Credo sia più avanti, poco da fare. Kid Yugi è proprio forte. Kid Yugi è proprio forte. Allora, ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Kid Yugi, vi ripeto, è quello che mi è piaciuto di più. Poi anche Artify, vabbè, già lo sapete, comunque lo apprezzo. L'ultima canzone con Rondo non mi aveva fatto entusiasmare al massimo. Però lui è un tipo piuttosto bravo e secondo me può fare molto. Il tipo con l'accappatoio in testa è un po' strano. Mi è piaciuto in realtà, ma un po' particolare. Ha quel timbro un po' alto, un po' mezzo gridato quasi. Insomma, un tipo particolare. Lui è curioso. Per tacere Digital Astro, questo qui che non mi ha fatto entusiasmare il fatto che avesse l'autotune sopra, perché tutti sono stati belli puliti e mannaggia, quello mi disturbava un po'. Perché dovevi usare l'autotune, bro? Tutti non l'hanno usato, mi sembra. Sarebbe stato meglio non l'avessi usato anche tu, più per coerenza generale, non per altro. Poi c'era Tony Boy qua che, frate, sei, cioè, tutto a posto. Mi sembra un po' un po' perso, frate, hai degli occhi strani. Cioè, dai, minchia, un po' particolare, un ragazzo un po' particolare, va bene. Poi c'è la Nerissima Serpe che mi è piaciucchiata abbastanza. Lui ha fatto un feat con Kid Yugi, se non sbaglio, mi sembra. Però anche lui mi è piaciuto, più per timbro, anche lui è abbastanza bravo con con la metrica, eccetera. Ok, anche Papa Five non mi è dispiaciuto, però si sente un po' il distacco tra chi è più pronto per magari fare un passo in avanti e chi ancora deve macinare un po' di esperienza. Sicuramente un grande applauso va a Night Skinny per l'idea, per aver riunito tutti questi emergenti, avergli fatto fare una posse track a tutti. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sono ben 7. 7 ragazzi emergenti a cui viene dato uno spazio del genere da un producer del genere. Non è scontato ed è una bella cosa, anche perché questo credo possa creare più unità nel gruppo. Credo che la scena in questo momento soprattutto abbia bisogno di più unità, meno faide che sia tra etichette, tra artisti stessi. E poi ragazzi così tanto giovani possono contaminarsi tra di loro, penso sia una cosa molto molto bella e positiva. Ora io ho voluto vedermi il video perché volevo vedermi anche i ragazzi qui come rappavano. Penso che la canzone su Spotify sia un po' diversa, penso sia registrata magari meglio e sia tutto un po' più figo da sentire, per carità, però ho preferito vedermi il video per vedermi anche i volti di ragazzi che comunque non conoscevo. E nulla, hanno tanto da migliorare su un po' i flow i ragazzi, secondo me, perché spesso tendono ad essere o monoflow oppure a marcare sempre lo stesso flow, e alla lunga, dopo tante canzoni che senti, puoi dire magari cambiazi, perché sennò era sempre la stessa roba, fatta bene, bella, per carità, però prova a cambiare, dagli un'aria nuova. Quindi ragazzi, la tecnica è sempre importante, migliorarla, studiare e fare tanta 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 pratica, fare tanti esercizi e sperimentare, perché con la tecnica puoi fare penso 3/4 del lavoro, secondo me. Poi per carità, signori, il video termina qui. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi ragazzi, chi vi è piaciuto di più. Io vi ripeto, chi di Artify, secondo me sono quelli che sono un pelo più pronti per fare magari un passo in avanti. Kid Yugi su tutti, perché c'è davvero una qualità incredibile quel ragazzo lì. Per gli altri staremo a vedere, sarà tutto nelle loro mani e spero che per loro ci possa essere un bel futuro nella scena italiana. Però ragazzi, bisogna contraddistinguersi, bisogna far vedere che si è diversi, bisogna far vedere che si ha quel fattore X, ok? Come si cerca su X Factor, faccio questo esempio. Bisogna far vedere che si è unici e non
non simili ad altri. Anche questa opinione personalissima. Signori miei, statemi bene, mi raccomando. Ci vediamo ad un prossimo video con mio fratello. Attenzione, perché ci sono i fuck your click con sto così. E niente, mi raccomando, buona giornata. E se siete emergenti, mi raccomando, studiate. Merde.